Io, quando si parla di manicomi, bisognerebbe sempre descriverli tenendo conto di due cose. Dentro i manicomi c'è sempre stato l'orrore e ci sono sempre stati gli esseri umani. La storia di come ha conosciuto Franco dimostra quanto Franco fosse coraggioso e avesse fiducia nella gente giovane. Io facevo la volontaria nel manicomio di Sassari. Nel manicomio di Sassari si era creata una situazione terrificante, c'era uno sciopero durissimo degli infermieri, l'amministrazione provinciale durissima non voleva trattare, quindi c'erano mucche di immondezza, topacci, i malati nudi che gridavano ed era febbraio, eccetera, eccetera. Dentro questo orrore, questo gruppetto di volontari, cerchiamo di fare in modo che di questa situazione si parli perché nessuno voleva parlarne. Io vado al giornale locale, il quale dice: "Ma insomma, cosa vuoi, eh?" Insomma, sono andata dal vescovo, il vescovo mi aveva detto di avere più pazienza e io ero convinta che sarebbe scoppiata un'epidemia lì e mi sembrava una cosa orribile comunque questa cosa qua, perché insomma, vabbè, vedo che c'è a Tempio un dibattito con Franco Basaglia, appunto, e decido con tutto un gruppetto di disgraziati che lavoravamo lì al manicomio di andare da Franco Basaglia. E appunto poi Franco me lo ha ricordato molte volte ridendo questo, cioè pare che io sia entrata lì con molta passione, un po' di sfida, a dirgli: "Insomma, Basaglia, se tu sei veramente quello che dici di essere, non devi stare qua a chiacchierare, ma devi venire dove c'è una situazione orribile che non si riesce a sbloccare, tu puoi sbloccarla." Racconto quindi la situazione del manicomio di Sassari e Franco appunto si volta verso il nostro gruppetto e dice: "Hai ragione, verrò con voi a Sassari, ma spiegatemi esattamente chi siete voi", perché appunto io nell'enfasi del racconto mi ero dimenticato di dire chi eravamo. Franco viene effettivamente il giorno dopo a Sassari e riesce perché è quello che è, perché lui è già Franco Basaglia, perché è uno che conosceva anche come muoversi, insomma, riesce felicissimamente a sbloccare la situazione, eccetera. Lui dice appunto di in questa situazione, lui mi dice di andare a lavorare con lui, cioè mi invita, persona che lui non aveva mai conosciuto, mi aveva visto lì, semplicemente. E soprattutto in qualche modo crede alle mie parole e al nostro essere andati lì a dirgli di venire. Bisognava ottenere anche risultati visibili anche rapidamente in questo lavoro di smantellamento del manicomio. Quindi tutti quanti eravamo sempre impegnati nello sforzo di far entrare in manicomio delle cose che rompessero quello che il manicomio era. Allora, un po' e quindi eravamo anche molto pazzi in un certo senso nel cercare di pensare il pensabile, il possibile e l'impossibile. Per cui io mi ricordo che gli ho detto: "Beh, insomma, tu fai lo steward a Lati, perché non ci organizzi che riusciamo ad avere un aereo gratis per fare un volo?" E questo ragazzo dice: "Ma io conosco uno all'ufficio pubbliche relazioni del Lati, telefona a questo tizio dice: "Ma facciamo parlare il professor Basaglia col direttore del Lati."
Franco Basaglia, che era uno non solo disponibile a queste cose qui, ma insomma era lui che ci aveva insegnato che i mari come si disfano in questo modo. Certamente, telefoniamo al direttore dell'ATI, insomma, tra un po' di telefonate, svariate lettere, eccetera, nel giro di non più di un paio di mesi, l'ATI ci dà appunto gratis un aereo. L'equipaggio di questo aereo decide di lavorare gratis per questa giornata, per cui in agosto, un giorno di agosto del 75, arrivano il giorno prima i piloti di questo DC-9 da Ronchi, noi li andiamo a prendere, vengono in manicomio. E voi vedete, quando tira vento le foglie si sollevano da terra e volano. Ora, la foglia vola perché è il vento che la porta per aria. Se voi pensate di far invece andare veloce una foglia con l'aria che è ferma, la foglia sarà per aria lo stesso. L'aeroplano più o meno ha questo effetto qua. Disfare un manicomio significava mettere delle cose belle per le persone che stavano molto male, ma delle cose così belle che anche le persone che stavano meglio e bene avevano voglia di quelle cose. Che è un po', questa è anche un po' una legge che noi abbiamo sempre cercato di seguire, alle persone che stanno molto male bisogna dargli il meglio del meglio, perché se no la solidarietà di quella che vi do il vestito smesso, vi do 2 lire, io credo non solo è orrenda, atroce, ma insomma non ha mai cambiato assolutamente niente. Torneremo a Ronchi dei Legionari, un totale di una mezz'ora tra il decollo, il volo e l'atterraggio. Con questo aeroplano si va piuttosto alla svelta, quindi se ne vedono di cose in 20 minuti. Poi deve ripartire, naturalmente. Prendiamo l'aeroplano a prestito tra un volo di linea e l'altro. Se puoi guardare, oltre la finestra, oltre la finestra. Quanto pesa? Ecco, il nostro aeroplano pesa mediamente 49 tonnellate. Questo è il peso di questo velivolo completo di passeggeri, di carburante e di tutto quello che serve per il volo. Normalmente un aeroplano di questo genere è considerato un aeroplano piccolo oggigiorno, perché abbiamo aeroplani molto più grandi, tipo il DC-10, il Jumbo, aeroplani che pesano quasi 400 tonnellate quando volano, sono delle vere e proprie navi. Pensate che il nostro porterà 105 persone, è fatto per portarne fino a 115, ma ci sono aeroplani che ne portano 3. Che sembrerà magari grande, è abbastanza piccolo. Certamente. Mano a mano che passeremo sopra i paesi, montagne, eccetera, daremo delle spiegazioni nei limiti del possibile di quello che si potrà vedere. Francesco, a lei? A me piacerebbe volare tanto in aereo. Dove ci vai, no? Sì, perché sono andata appena la prima volta. Mi divertirei il mondo.
dove vorresti andare con l'aereo? In America. E quando ti vorresti stare in America? Da tutta la vita. Sì, tutta la vita non ti piace più? No. No. Perché non ti piace più? Perché tu vuoi stare in manicomio. Perché lo vuoi fuori? La mia mamma non mi vuole. Non arrivo a capire come si vola perché mi fa male la testa. Ho battuto contro la motrice del treno, contro la locomotiva del treno con la testa. Quando eravamo Belluno. E come mai? Come è successo? Ti ha investito il treno? Mi ha investito il treno, sì, mi ha investito il treno, sono rotto la testa. E perché? Eri sulle rotaie? Ero sulle rotaie, sì. E cosa facevi? Poi arrivato al crociera, se non portavo il treno. Ma non ti sei accorta che veniva il treno? Sono accorta incontro il treno. Senti, sei in corsa incontro al treno. Sì, sulle rotaie, sì. Cosa volevi abbracciare? Volevi abbracciarlo? Volevo fermare il treno. Tu vieni ogni giorno qui in ospedale? Per forza. Perché? Perché sono controllato dai medici. Sei controllato dai medici? Cosa vuol dire questo? Ti danno medicamenti, eccetera? No, certo. Uh-huh. E tu sei contento con questo? Ma certo. Perché? Perché non sono un pazzo, non mi metto contro i medici. Bene. Perché pazzi sono coloro che si mettono contro i medici. Uh-huh. E chi ha vinto la guerra? Ma i tedeschi, perché Rommel l'ha vinta la battaglia di Alamein. Sono ufficiale italiano, sotto l'ufficiale tedesco. Rommel, col telegrafo, ha diretto la battaglia di Zarek. Thank you.
Pio, te li dico, Pio! Sì.
qua. Okay. E io penso che la malattia mentale ha la sua dignità di esistenza come tutte le altre malattie. Il fatto è che i malati mentali non hanno dignità di esistenza. Non è importante quello che è la malattia, qualunque malattia, ma quello che ne viene fatto della malattia. Capisce? Le basta che vedo gli ospedali psichiatrici. Se i malati in questi ospedali sono malati, sono ridotti a prigionieri così, e scontano una condanna che non sanno. Nell'ospedale psichiatrico non si cura la malattia. Il malato quando entra in ospedale è un uomo, qualche tempo dopo diventa una cosa così mortificata e violentata dall'ospedale. Io penso che i psicofarmaci siano un ausilio piuttosto importante nella cura delle malattie mentali, ma vede, come tutte le cose, anche i psicofarmaci hanno due facce. Una faccia, diciamo così, terapeutica, quando questi farmaci si possono usare, nella maniera giusta, nella maniera, diciamo così, terapeutica, e una faccia violenta. Lei, se avrà visto gli ospedali psichiatrici, avrà visto delle persone così, un po' immobilizzate, istupidite, caricate di psicofarmaci. In questo modo noi usiamo i psicofarmaci come mezzo di violenza, di mortificazione ancora una volta. Cioè costringiamo il malato, non con la camicia di forza, ma costringiamo il malato con una... direi così, con una camicia di forza chimica. Olè! Via! La mia bella fornarina, al balcone non c'è più, lungo Tevere dorme, mentre il fiume cammina, io la seguo perché mi trascina con sé e travolge il mio cuore, vedo un'ombra lontana, un balcone lassù, chitarra romana, accompagnami tu. Sana suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce è un po' velata, accompagnami
mia bella fornarina.